Ho un'ansia da prestazione su questi cupcakes, Vets, come non è mai successo prima. Fondamentalmente perché il terzo di questi cupcakes, che è quello da cui parte tutto questo progetto, è talmente ambizioso che una parte l'ho cominciata 3 giorni fa e non ho tempo di rifarla se dovessimo fallire. Quindi ho pensato prima di mettere altri due progetti molto più semplici, tipo paracadute. Dopotutto, che festa sarebbe senza un ambizioso progetto cupcakes? Non solo, ho anche barato e ho usato dei preparati per cupcakes. C'è anche una spiegazione, secondo me, semiragionevole, però. Mi sembra che i cupcakes fatti appunto con i preparati siano molto meno saporiti e molto meno dolci di quelli invece fatti proprio da zero. E visto che ci saranno molte decorazioni zuccherose, ho pensato che questo possa rendere il risultato un po' più bilanciato. Quindi ho preparato un sacco di cupcakes, ce ne sono alcuni alla vaniglia, alcuni al cioccolato, che peraltro sono insaporiti all'arancio. Ovviamente me ne sono fatto uno di prova e sono buonissimi. Ho seguito tutte le istruzioni della scatola e questi sono dei preparati che ho trovato alla Lidl. E visto che anche, credo che si chiami la ghiaccia reale, vero l'icing? Beh, anche quello, insomma, l'abbiamo fatto insieme un sacco di volte. Io ho usato sempre la stessa ricetta, quindi mi sono messa avanti. Devi mettere in una ciotola con i bordi alti, possibilmente zucchero a velo, burro a temperatura ambiente, del latte e un po' di aroma di vaniglia. Ora, in questo caso il risultato doveva essere perfettamente rosso. Niente vie di mezzo, vie di comodo, rosine, no, doveva essere rosso. E l'ultima volta che ho usato il colorante rosso è stato per quel progetto di Halloween che è venuto talmente male che non l'hai visto. Perché era una. Doveva essere una brain cake e sembrava che io avessi bollito delle frattaglie umane. Quindi, pur combattendo questa mia reticenza, ho cercato di colorare l'icing il più rosso possibile e ce n'è voluto un bel po', devo dire, di colorante, per arrivare a un colore che mi sembra non possa diventare più intenso di così. Mi chiedo se i coloranti in polvere forse non siano più forti? Ancora una volta, cercando di sconfiggere le mie paure, ho messo un po' dell'icing di nuovo. Vedi che sembrano frattaglie se ci metti il colorante rosso? Ho messo l'icing rosso dentro un sacchetto da frigo perché stavolta non mi servono punte decorative. Dovesse per caso venire simile a com'è su Pinterest, è veramente carinissimo e mi sembra molto molto semplice anche per qualcuno che sia traumatizzato quanto me. Faccio appena un foro dentro il sacchetto da freezer, lo allargo un pochino però, e poi lo uso per cercare di fare una sagoma più o meno a cappello di Babbo Natale sopra alcuni dei cupcakes al cioccolato. Ok, il buco è troppo piccolo, fine. Ah! Magari questo dopo lo sagomiamo un pochino. Sì, tipo cacchina proprio. Vai tranquilla, Vez, abbiamo il corrispettivo dei glitter con cui riparare gli errori fatti in questa fase. Ma pensa che questo è il progetto facile. Sai cosa? Adesso prendo un coltello e provo a sistemare questa situazione. E adesso con la panna spray, primo devo tentare di fare un ciuffetto in cima. Dio, ti prego, non esplodere. E poi tutto intorno al cappello. Sono orrendi. Perfetto. Cioè, dosare la panna non è la cosa più semplice che io abbia mai fatto. Forse bisognava fare anche questa con l'icing e usare una punta. Vedi? Mai cedere alla paura, mai. Una volta abbassati gli standard che mi aspettavo questi cupcakes avrebbero incontrato, benissimo. Visto che non penso che la panna montata resti così a lungo, aspetta che faccio le foto per Instagram e poi sai cosa? Li metto anche in frigo. Intanto abbiamo chiarito che io e il colorante rosso non andiamo proprio d'accordissimo. Ci ho detto, se fanno cagare anche questi cupcakes qui, sono i penultimi cupcakes che faccio, perché poi provo quello infattibile. Però basta, cioè questo non posso sbagliare, porca vacca. Fondamentalmente perché qui di ghiaccia reale ce n'è poca e soprattutto. Ho comprato questo bellissimo zucchero in cristalli. Forse avrei potuto provare a fare i cristalli con questo nei barattoli. Allora, qua, dai, fede, coraggio. Metto un po' di ghiaccia bianca sopra uno dei cupcake alla vaniglia, riuscendo in qualche modo comunque a fare un casino. Slow clap. Poi gli faccio fare un tuffo dentro lo zucchero. E teoricamente, yes! Dovrebbe sembrare ghiacciato. Quando hai finito di decorare i cupcakes così, in modo che sembrino coperti di un fresco strato di neve, ti serve una di quelle solite matite per decorare i dolci. Questa credo che sia nera? Forse usiamo anche questa. Oppure delle gocce di cioccolato e un piattino con una goccia di colorante arancione. Poi ti servono dei mini marshmallows e il colorante arancione ti serve per questo. Ci tocci dentro una delle estremità del marshmallow e poi in mezzo.
a fare da naso. Naturalmente non è che tu debba usare per forza il mini marshmallow, puoi usare un M&M arancione, una goccia di ghiaccia reale colorata d'arancione. Dunque, prima facciamo una prova con la penna nera. Vediamo se riesco a mandare in vacca tutto il cupcake con un bello pfff di colorante nero. Sai che non mi piace con le gocce di cioccolato? No, faccio tutto con la matita. A parte che fai 15 milioni di volte prima. E poi mi sembra che venga proprio meglio. Hola! E forse dai cupcakes a forma di pupazzo di neve ci abbiamo cavato i piedi. Meno male, cioè avevamo bisogno di una vittoria per via di quello che arriva. Quello che arriva è l'idea di fare gli Snow Globes Cupcakes, cioè fatti come le palle di neve, quelle di vetro che scuoti e dentro c'è la neve, di solito c'è un panorama di Venezia o di Firenze. Per questo progetto io ho preparato 2 giorni fa questi palloncini. Si fa la gelatina, come da istruzioni, gonfi, li usavano dei gavettoni e sarebbe stato molto più facile perché sono più piccoli. Invece io ho usato dei palloncini normali, li fissi sopra dei bacchetti da cake pops e secondo loro, con 1 o 2 strati di gelatina che io ho fatto, adesso dovrebbe essere possibile bucare il palloncino e ottenere una sfera di gelatina. Se funziona, vabbè, mi mangio un po' il cappello. A parte che secondo me far scoppiare i palloncini è tremendo, quindi adesso non so da che parte cominciare. Vabbè, facciamo così. Sì. Tentativo 1, io direi failed. Tu non so. Ora che questo progetto finirà molto in fretta. No dai, ne avevo fatti 6 sperando che almeno uno venisse. Peccato, qui abbiamo avuto un promettente di staccarsi del palloncino. Attenzione! Vez! No! Cioè, allora, non sarebbe venuto bene comunque perché qua ci sono delle bolle. Guarda. Però sarebbe stato insieme. Ok, ok. Calma. Allora, ha funzionato fare un po' così prima. Riproviamo. Anche questo è un po' rotticcio, però meno. Vez, capace che questo possiamo farlo funzionare. Vabbè, ma è un miracolo. Questo è un miracolo di Natale. Avrei dovuto fare più strati di gelatina, ma a toccarli sembravano piuttosto stabili, però ovviamente doveva essere l'aria dentro il palloncino. Però Vez, guarda. Sembra di disinnescare degli ordigni. Ti devi guadagnare l'accesso alla pellicola di gelatina, in pratica. Per cominciare a spiegare lentamente alle due parti che, ahimè, è giunto il momento di separarsi. Questo è venuto intero! Se non lo rompo adesso, aspetta. Ok. Se lo rompo mi senti urlare dovunque tu sia, adesso, mentre sto registrando il video. Non l'ho rotto. Ah, questo invece butta malissimo. Ah, ecco, questo si rompe. Che strano però, perché hanno avuto tutti quanti lo stesso trattamento. Non capisco perché sia così diverso. No, questo si sbriciola tutto. Ok, ne abbiamo 2 e mezzo. È meglio di quanto pensassi. Ora metto un po' di ghiaccia reale bianca su altri 3, per forza solo 3, cupcakes al cioccolato e vado per bene verso il bordo del pirottino. Poi prendo un pezzo di pasta da zucchero, quella già stesa che è troppo impossibilmente comoda, e provo con dei tagliabiscotti a tagliarci dentro delle sagome che spero ci stiano dentro le sfere di gelatina. Allora, visto che ho dato un'occhiata ai cupcakes a forma di cappello di Babbo Natale in frigo ed è una catastrofe, qua secondo me mi devo giocare un po' al carico da 11, quindi queste sagome adesso io le coloro. La stella blu, e tutto il resto della pasta da zucchero blu, colorante rosso, we meet again.
Ok, il pupazzo di neve mi piace molto. Come posso salvare la sagoma d'alberello? Beh, ovviamente un po' di colorante verde. Che peraltro, siamo onesti, mi sto facendo sta sbatta mortale. Io non so se si vedranno ste sagome attraverso le palle di gelatina. Ok, adesso dobbiamo avere un po' di pazienza perché le sagome in pasta di zucchero si induriscano abbastanza da poterle infilare di taglio dentro i cupcakes. Così, mentre aspettiamo che la situazione delle formine qua si solidifichi ancora un po', quella dei cupcakes a cappello di Babbo Natale era degenerata proprio al di là di ogni scusa, quindi ho grattato via tutto l'icing e la panna montata. Visto che mi era rimasta della ghiaccia reale rossa, le ho spalmati perché decorato non mi sembra usato in modo appropriato, e poi sono veramente tonta. Perché non uso i mini marshmallow, scusa? Problema risolto! Adesso aspetta che sembrano dei capezzoli. Magari quando faccio il bordo intorno migliora. No, sembrano, non so, forse dentiere. Secondo me l'unica è usare la ghiaccia reale bianca. Vabbè, ormai arrivati fin qua. Beh, se non altro, se stai molto verso il bordo, forse i mini marshmallows. Se ti trovi in una situazione di emergenza tanto quanto la mia, sono giustificabili, ecco. E poi chi se ne frega, perché senti, se non altro sono molto buoni. Sono orrendi a vedersi, ma sono molto buoni. Guarda che sono veramente brutti. Cioè, ne ho visti su Pinterest di fatti così con i mini marshmallows e sono molto più belli dei miei comunque, perché ovviamente il rosso è messo con la sac à poche e non con la palla da neve. Vediamo di concludere sta roba che, cioè, sono 76 ore che ho l'ansia per queste sfere di gelatina. Peraltro, il sito di riferimento mi diceva che volendo le puoi mangiare, cioè è un po' come le cose fatte appunto di pasta di zucchero, cioè non è tossico, però insomma, vuoi veramente mangiare una palla di gelatina? Io in un modo o nell'altro sono pronta a dichiarare questo progetto concluso. Allora, ho fatto un invito sui cupcakes sperando che le sagome ci stiano in piedi dentro. Adesso lo allargo un filo. Ok. Vez, proviamo. O gloria o morte. Sì, mi sembra un po' più compatta. Oh mio Dio! Quale ci mettiamo? Sai, Vez, che secondo me non ne abbiamo tre, ne abbiamo due, perché questa. Vabbè, allora, quindi questo cupcake ha una bella stellina sopra, bella, insomma. L'uomo di neve ci sta, no? L'alberino. E adesso è il momento definitivo. Aspetta che zoomo. Sai cosa? Dietro le sagome metto anche un mezzo bacchetto da pop, così sono certa che stiano dritti. Guarda, guarda come ti baro. Stai lì, alberino, perfetto. Su cosa la metto la sfera? Secondo me sul pupazzo di neve. Io provo, eh. Senti, secondo me non è osceno. Allora, non è proprio vero come l'immagine su Pinterest. Ma dopo tutto, quando quello che faccio io è uguale a com'è su Pinterest? E questa è semplicemente troppo brutta. Quindi tu andrai nei cupcakes di serie B e voi due siete un miracolo di Natale. Brutto, ma pur sempre un miracolo. Poi, visto che in realtà io non voglio litigare con i cupcakes e me ne sono avanzati un bel po', ho fatto un altro po' di ghiaccia bianca e ho visto una decorazione, secondo me, molto semplice. Secondo me, con questa la portiamo a casa. Ho fatto un sottile più che ho potuto strato bianco su ciascun cupcake. Peraltro, questi erano dei pirottini che secondo me ho preso da Tiger, che sono potuti andare in forno e devo dire che sono stati veramente molto comodi e non si sono disfatti quanto quelli di carta normali, ecco. Poi, con la solita matita decorativa nera, provo a fare, vediamo un po', delle forme quasi da festoni. Poi ci metto un po' di M&M's di taglio perché sembrino delle lucine. Oh, ci siamo! Questo è il progetto che mi piace. Oh, che sollievo! Pensavo sarebbe stato tutto per niente. Cioè, fermo restando che sarebbe tutto potuto andare molto meglio di così. Però immagino anche peggio. Cioè, per ora il video non è finito, ma la cucina non è in fiamme. Quando dico queste cose, di solito dopo aggiungo, ma la notte è ancora giovane. Ok, Vex, io non so tu, ma sono a posto con i cupcakes, secondo me, fino al prossimo Halloween. Devo dire che mai e poi mai mi sarei aspettata di venire tradita dal mio paracadute.
Mi ha ucciso il paracadute e per un attimo abbiamo volato. Sembrava più un salto lungo che effettivamente un volo, però, queste ti più o meno ricordano delle snow globes. Io spero che almeno il video ti abbia divertito, che magari ti abbia dato qualche idea da realizzare meglio di quanto abbia fatto io e che quanto me tu abbia trovato conforto nel progetto veramente salvavita, quello dei cupcakes Stranger Things. Secondo me facendo due strati di gelatina le Snow Globes vengono ancora meglio. Però guarda, guarda che questa ha funzionato. Ma ti rendi conto? Vabbè, la smetto per questo video. Tra tutti i fallimenti che ho collezionato e inanellato, deve essere già lungo eterno. Ti abbraccio e se ti va, ci vediamo domani. Ciao!